Un giorno il signore Rapia lì è in cielo in un turbine di vento. Come avviene questo? Elia ed Eliseo stavano allontanandosi da Galgala. Notate, cosa fa Elia insieme a Eliseo in questo suo ultimo viaggio? Parte da Galgala e pian piano ripercorre il cammino all'inverso fino a tornare al punto di partenza, al di là del Giordano. È una specie di ritorno alle sorgenti. Qualcuno dice una specie di esercizi spirituali che Elia fa per presentarsi al suo Signore e che fa fare a Eliseo per aiutarlo a trovare le sorgenti del suo essere il nuovo profeta. Se questo è vero, Elia è cosciente di quello che sta facendo? Sì. Eliseo è cosciente di quello che il suo capo, il suo maestro fa? No. Però la fa. Però la fa. E per poterlo fare dovrà rinnovare più volte la sua decisione di stare attaccato a Elia. Importante è questo. Leggiamo. Elia ed Eliseo stavano allontanandosi da Galgala. Elia disse a Eliseo: tu fermati qui. A me il Signore ha ordinato di andare a Betel, che è al confine tra il regno del nord e il regno del sud, più o meno. Ma Eliseo rispose: giuro davanti al Signore e davanti a te che non ti abbandonerò. Così andarono tutti e due a Betel. Non è una passeggiatina. Il gruppo dei profeti di Betel andò incontro a Eliseo. E notate, un gruppo di profeti di Betel, siamo nel territorio del nord ancora. E Quindi c'è i figli dei figli dei profeti. profeti? Sì, è un modo di esprimersi. Anche il termine tecnico è i figli dei profeti, cioè gli uomini che facevano parte di questi gruppi di spiritualità. Però sono profeti che sanno cosa vuole il Dio di Israele, cosa ha in mente il Dio di Israele. Hanno un feeling con quello, vuol dire che sono profeti di Baal o di Asera, o sono quei gruppi di profeti che nonostante tutto, nonostante quello che Elia pensava, sono rimasti anche in Israele. Sono rimasti anche lì. Ho notate abbastanza ai margini, ma fino a un certo punto, oltretutto, perché Betel è comunque la sede di uno dei due santuari, dove i re del nord hanno fatto mettere i due vitelli d'oro, fin da Geroboamo, per spingere gli ebrei a non andare a Gerusalemme, no? Stare lì. Per cui è marginale rispetto alla capitale, al luogo nel quale abita il re, ma non è marginale del tutto sul piano spirituale quel luogo. Non sai che oggi il Signore ti porterà via il tuo maestro? Sì, lo so, ma state zitti, non parlatene. Perché lui non vuole parlarne? Perché vuole che sia Elia a parlare. Ma Elia ha tutt'altro per la testa che parlarne con lui. Strano proprio l'atteggiamento che è. L'ha scelto lui. Dietro l'indicazione di Dio, d'accordo, ma l'ha scelto lui, l'ha fatto diventare profeta lui. C'era dietro mentre lui sa che va all'appuntamento finale, ma non gli dice cosa vuole. Lascia che l'altro ci arrivi, che percepisca quel che bolle in pentola. E rischia, sì. Forse anche perché lo vuole sveglio. Non vuole uno che aspetta la pappa fatta sempre. Anche perché sa che dal giorno dopo insomma, dovrà fare tutto in prima persona, decidere lui in prima persona. Forse è quello. La Bibbia non dice il perché, lascia a noi di, pensate, quando noi chiediamo, Signore, guida fai sé o guida fai sa? Lui risponde sempre, no? Con un messaggino, o un bigliettino, o una telefonatina di notte magari. È vero o no? Per noi capire tra due cose buone, quella che è migliore, quella che vale la pena fare, quello che vale la pena non fare, non c'è problema proprio. Più o meno come per Eliseo capì cosa succedeva, nel momento, come sarebbe andata le cose. Penso più o meno su lei. Eppure cosa che dobbiamo fare? Rischiare. Se la cosa è chiara, farla. Se non è chiara, rischiare la meno peggio in base alle. Ecco, quello che forse dovremmo chiedere un po' di più cos'è? La capacità di discernimento a chi? Al spirito, allo sporse, che resta da fare un po' di più che al forse. Quello che si richiama sempre Piero, no? È Gesù. È Gesù. La salfada è Piero. La salfada è Piero. Comunque vanno avanti. Elia disse a Eliseo: tu fermati qui. A me il Signore ha ordinato di andare a Gerico. Quindi dal confine tra i due regni, attraversare tutto il regno di Giuda fin giù in fondo, quasi al Mar Morto. Ma Eliseo rispose: giuro davanti al Signore e davanti a te che non ti abbandonerò. Eh no, non ti mollo. Infatti, cosa dicevo quel tale, il beato lui, boia chi? Molla, giusto? Così andarono tutte e due a Gerico. Il gruppo dei profeti di Gerico
da questo salta fuori che tu ci sa tutto. Quasi. Ma chi l'ha detto? C'è lo Spirito Santo che lavora, comunque lo Spirito di Dio, non sanno che esiste lo Spirito Santo, no. Però lo Spirito di Dio, quello sì, come un suo dono all'uomo, una sua creatura. Sarà Gesù a farsi conoscere lo Spirito Santo, che è un'altra roba. Comunque, ecco, qui vuol dire, in tutto Israele ci sono gruppi di ebrei che prendono sul serio la loro fede e in quella fede percepiscono qualcosa, attraverso l'input dello Spirito, di quello che Dio sta facendo. E d'altra parte ricorda anche che non è vero, nonostante le apparenze siano quelle che sono, non è vero che tutti sono diventati idolatri. Se Saul è sempre possibile, e chi vuole può. E gente che vuole ce n'è, questo anche dice. Non solo che si può, ma che ce n'è. E anche questo gruppo dice, non sai che oggi il Signore ti porterà via il tuo maestro? E Eliseo, sì lo so, ma state zitti, non parlatene. Poi Elia disse a Eliseo, tu fermati qua. A me il Signore ha ordinato di andare al di là del Giordano. Ecco, appunto, pian piano rifà a ritroso tutta la strada fatta dagli ebrei nel momento della conquista di Israele. Ma Eliseo rispose, giuro davanti al Signore e davanti a te che non ti abbandonerò. Anche qui tre volte la richiesta, l'invito, no, anzi l'ordine, stai qui, per tre volte no, non ti abbandono. Tre volte un super, una decisione forte. La mia sei lì la presa poco. A metà, certo, dove o se le ciappa sul serio, o se no si resta a metà strada. Perché per Eliseo, dice la Bibbia, non aver ascoltato il suo maestro, che è diventato quasi una tentazione, no, fermati qua, averlo seguito fino in fondo, vuol dire qualche cosa alla fine. Sarebbe diventato l'Eliseo che è diventato se non fosse stato con Elia fino in fondo? La Bibbia dice. Partirono tutti e due. 50 profeti li seguirono. Se questo, sempre questo numero di 50, tutti questi capitoli, 50 i soldati, 50 i profeti, un numero consistente come minimo, ecco. Non saprei dire nella Kabbalah che significato abbia il numero 50. 50 profeti li seguirono. Elia ed Eliseo si fermarono in riva al Giordano. Al Giordano mica sempre è guadabile. È vero che nella piana di Gerico c'è uno dei due punti in cui era possibile guadare, ma non sempre senza badarsi i piedi o senza barche, senza zattere. Anzi, c'erano delle stagioni nelle quali era impossibile proprio. I ponci di Ragnamò, i 50 profeti si tenevano a una certa distanza. Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e lo sbatté contro le acque del fiume. E le acque si divisero in due. Notate, il passaggio di Elia da una sponda all'altra del Giordano, come può avvenire? Per dono, per regalo di Dio, per intervento di Dio. Come erano entrati gli ebrei nella terra promessa? Attraverso un dono di Dio, l'arca dell'alleanza che aveva fermato l'acqua del Giordano finché sono passati tutti, poi tolta l'arca, l'acqua aveva ripreso a scorrere. E come erano arrivati al Giordano gli ebrei? Attraverso il deserto. Ma come avevano potuto entrare nel deserto? Passando il famoso Mar Rosso o Mare dei Giunchi, quindi attraversando la zona paludosa del canale di Suez. E come avevano potuto farlo? Il bastone di Mosè. Mosè che in nome di Dio tocca l'acqua che si divide nell'immagine, o perlomeno il vento che poi di notte soffia e asciuga quella striscia di terra per cui possono passare e subito dopo si reimpregna d'acqua, per cui chi vuol passare dopo di loro sprofonda. Quindi il mantello di Elia che fa la funzione del bastone di Mosè. E il tutto rende possibile che cosa? Un intervento di Dio. Se Elia può tornare alle sorgenti, può incontrare il suo Dio alla fine, in modo definitivo, è perché Dio glielo rende possibile. Non è perché lui è bravo, non è per una sua capacità, una sua potenza, è dono di Dio. Così Elia ed Eliseo poterono raggiungere l'altra riva, all'asciutto. Mentre attraversavano, Elia chiese a Eliseo, oh, finalmente, ormai sa che sono alle ultime battute, e allora si decide a far sapere al suo gregario, al suo discepolo, quel che sta per succedere. Dimmi che cosa posso fare per te prima che il Signore mi porti via. Siamo gli sgoccioli. Cosa posso fare per te? Eliseo secco. Vorrei essere l'erede principale del tuo spirito di profeta.
Nel testo letterale dice due terzi del tuo spirito che vengano a me. Due terzi. Due terzi è la parte di eredità che spetta al primogenito. Quindi che io sia il tuo primogenito. E qui è tradotto bene la parte principale del tuo spirito di profeta, che possa passare a me. Perché Eliseo sa che Elia l'ha fatto diventare profeta, ma che consapevolezza ha lui? Che potere ha come profeta? Che esperienza ha? Niente. Quindi una parte del dono di Dio che tu hai come profeta possa passare a me. Da mio essere proprio il cianculino sui guai e basta. Non è poco, disse Elia e aggiunse, avrai quello che chiedi se riuscirai a vedermi mentre verrò portato via da te, altrimenti no. Non è garantito. Oh, notate, ma sta Elia a dare a Eliseo il suo spirito? Stiamo attenti, questo è il modo umano di approcciare il problema. Ma se non è Dio a far di Eliseo un profeta, è il Granalase Elia della saga l'eredità, è vero o no? Però Elia è mandato e agisce per. In quanto mandato di Dio, infatti, vi ricordate dove parte l'interesse di Elia per Eliseo? È il fatto di pensarlo come profeta? Dov'è che comincia? Chi si ricorda? Capitolo 19-20 di Esodo re, vi ricordate del libro 1? Dai, vieni, fa fare la domanda che io. Il sare corda sensota. Quello quando si incontrano, ma dove parte l'input? Dove comincia l'input verso Eliseo? Lì siamo all'incontro, quando i due si incontrano. Prima, comincia prima, perché lui va a cercare Eliseo perché? Perché Dio gli ha detto. Ecco, quando è che glielo dice? No, quando è sul monte, sull'Oreb. Vi ricordate quel momento? Gli esercizi spirituali veri e propri di Elia, che i veri, 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 dove deve riconoscere di aver sbagliato tutto, sbagliato nel valutare la sua azione di profeta, sbagliato nel valutare il popolo di Dio, sbagliato nel valutare il persistere della fede in Israele, la fede in Yahweh in Israele, sbagliato. E dicevamo, cosa resta di grande in questo profeta se alla fine deve riconoscere di aver sbagliato tutto? E riconoscere e cambiare, e ricominciare cambiando. La fiducia proprio. E la consapevolezza che il risultato chi lo dà? Il tuo impegno o lui? Il tuo impegno è necessario per fare la tua parte, ma che dà senso al tutto e dà valore al tutto chi è? Lei è lui, né? Lei è lui. Quindi chi c'è all'inizio del suo rapporto con Eliseo come profeta che lo sostituirà? Dio. Dio. Se Elia non fosse consapevole di questo, non avrebbe mai fatto profeta, buttandogli sulle spalle il suo mantello, e adesso non gli avrebbe fatto quella domanda: cosa vuoi, cosa posso fare per te? Perché è consapevole che l'essere profeta non è qualcosa che si è meritato lui, che si è costruito lui, è un dono che ha ricevuto, è un incarico che ha ricevuto, non è un potere che ha, è un servizio cui lui è dedicato, che è un'altra roba. Continuarono a camminare e a parlare. Un carro di fuoco con cavalli di fuoco passò in mezzo a loro. Cosa rappresentano questi cavalli di fuoco? Forse il profeta di fuoco, quindi il turbine di Dio. Elia fu rapito in cielo in un turbine di vento. Elisea riuscì a vedere. Se riuscirai a vedermi mentre Dio mi rapisce con sé. Eliseo riuscì a vedere e gridò: Elia, padre mio, difesa e forza di Israele. Che poi i termini letterali sono altro, ma il senso un po' è questo. Cosa dice? Cocchio, caro di Israele. Carro di Israele e i suoi destrieri. E i suoi destrieri, i cavalli, che vuol dire chi? Niente, è il vero l'argoto, quello che intravede, perché un carro di fuoco, voi prendete un carro e incendiato, in modo che il fuoco lo avvolga tutto, che è di chi del carro? È dei cai de fuoco, cosa si vede dei cavalli di fuoco? Quindi sono immagini naturalmente, per dire qualcosa di che si porta via. E qui penso che sia tradotto bene nella nostra traduzione, che il significato è difesa e forza, che i cavalli, il cocchio, hanno a che fare con la cavalleria, quindi la difesa e la forza anche dell'esercito. E poi non lo vide più. Per cui Elia è il terzo personaggio che abbiamo incontrato
in questi 2 anni di cammino, che non è mai morto.